suono e soprattutto con il suono profondo tra me e l'acqua, di ascoltarli, parlare con loro e adesso Giovanni inizia ad ascoltare, il suo cuore si aprirà e adesso lascerà il suo cuore suonare la musica. Das heißt, sein Herz spielt Klänge an. Suo cuore suona musica. È molto semplice. Quello che vedete inquadrato in questo momento è un piatto vibrante. Che la vita si organizza sulla base di informazioni che devono essere complete e ridondanti. Devono superare anche il rumore di fondo, cioè il disturbo che viene dal microambiente e che può impedire di ottenere un singolo risultato. Facendo così, quindi dandogli tutta l'informazione, queste cellule si rigenerano e non è neanche più necessario fare un trapianto di cellule straniere. E andando a studiare questo codice che organizza la vita, questo codice si comporta esattamente come stamattina è stato descritto, come una serie armonica di suoni, perché poi abbiamo visto che le cellule utilizzano tutte queste informazioni e emettono anche suoni e poi si parlano tra di loro usando questi suoni, quindi la vita è veramente un concetto. Che in realtà chiamarlo alfabeto non è proprio corretto, nel senso che è molto di più che semplicemente un alfabeto. Non posso cambiare la forma della lettera, perché se io cambio la forma della lettera ho cambiato la sua vibrazione. Giampiero 28, 28 l'agnello fiducioso. Ok, perfetto, ma è anche quel nome. Re e Do della scala superiore. Tristezza come sentire diventa qualcosa di meraviglioso. Come lo trasformate? Attraverso il suono. Parlo di loro con tristezza. Provi a sedersi.
per chi osserverà questa immagine vedrà che c'è un grande movimento, per cui c'è una frequenza che si sposta, che dopo noi andremo a misurare, quindi vedremo cosa sarà cambiato dopo il trattamento del dottor Morelli. L'informazione dell'acqua. Il giudice diceva che se c'è un terremoto in Giappone a tempo zero l'acqua si informa di questo. Di noi, e credo che invece sia un grande l'immagine viene raccolta dal sensore, che è un sensore monocromatico, ha una matrice bianca e nero, sensibile dall'ultravioletto all'infrarosso. Se nell'immagine, nei vari punti, denominati pixel, non avviene nulla di che, cioè la luminanza o la crominanza o la diffrazione non c'è, quindi ci troviamo ovviamente zero come riprendimento, l'immagine rimane monocromatica, non viene colorata. Piano piano che c'è una variazione nel tempo, il colore aumenta di intensità, magnitudine, poi vedrete